Una gita organizzata che poteva finire in tragedia, un pullman di due piani con a bordo 80 persone, tra cui molte famiglie con bambini, di rientro dalla provincia di Lecce, è andato in fiamme nella zona tra i caselli di Canosa ed Andria, al chilometro 625 della A14. Tempestivo l'allarme di uno dei due autisti, che ha subito allertato i soccorsi nel momento in cui si è accorto delle fiamme. Fermato il mezzo, l'autista ha fatto scendere tutti gli occupanti prima che potesse accadere il peggio. Il panico ha provocato un fuggi-fuggi generale. Alcune persone sono cadute durante le operazioni di evacuazione, provocandosi qualche lieve ferita. Ci sono volute circa 2 ore per completare le operazioni di spegnimento del pullman. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Barletta, 2 ambulanze del 118 e la polizia stradale di Trani. I turisti sono rientrati su pullman sostitutivi, mentre sono in corso ulteriori indagini per capire la causa dell'incendio.